ci sarà un intervento da parte del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti con la Federazione per cercare di fare accettare che nelle varie situazioni dei vari campionati ci sia comunque la possibilità della promozione della prima in classifica, questo sia per l'eccellenza in giù, e la retrocessione di una sola società, per quanto di più società ove i comitati regionali abbiano previsto le retrocessioni dirette dal campionato di eccellenza, noi ce ne abbiamo una sola, l'altra tramite i play-out, e quindi una retrocessione solo nel campionato di eccellenza e di annullare le retrocessioni dei campionati di promozione, prima, seconda ed eventualmente anche per quanto riguarda le categorie giovanili. Già a 18, partendo dalla prima domenica di settembre, non sappiamo quale sarà la data, e ci sarebbero comunque già così 4 turni presettimanali, insomma 5, nell'ambito della situazione. Quindi saremo in attesa, certamente io prevedo che questa nostra definizione possa essere comunque fatta prima dei ripescaggi, perché andremo sicuramente più in là con i ripescaggi, perché non so quando sarà data la chiusura per quanto riguarda i ripescaggi in Serie D, perché parliamo solo di ripescaggi in Serie D, non la dovremo aprire questa fase, e sicuramente aprendo questa fase dobbiamo anche fare delle considerazioni sul format dei campionati, e quindi le faremo in base a questo, di darci almeno un quadro per quanto riguarda le varie promozioni della Serie D, ma anche le promozioni, appunto, dei posti disponibili della Serie D. Si andrà sicuramente, già l'anno scorso arrivavamo alla fine di agosto, se non alla fine di luglio, se non i primi di agosto, quest'anno io credo che ci avvicineremo molto molto probabilmente a Ferragosto, anche in là, insomma. Quindi io penso che la faremo diversamente, se ce ne daranno la possibilità.